Coach, un ritorno a Battipaglia, immagino che subito a prima vista è arrivata anche qualche emozione ricordando l'estate e qualche giocatrice che adesso oggi è qui a Battipaglia. Sicuramente ci sono tanti ricordi in questo posto dove ci si sente a casa, come ci sono tanti ricordi in altre location in Veneto, in Lazio. Ovunque ci siano giocatrici che hanno vestito la maglia azzurra e che non solo quest'estate ma anche in passato hanno onorato questa maglia. Ecco, restando in tema azzurro, il futuro come va visto? Cosa si sta preannunciando? Ma diciamo che si cerca comunque di proseguire sulla strada intrapresa, che è una strada intrapresa anche qualche anno fa, non soltanto in questa stagione qui. L'obiettivo è quello di mantenere la capacità di essere competitivi. Poi ogni anno, ogni stagione, a volte ogni annata può avere dei risultati di un valore piuttosto che di un altro. Se potessimo sempre, come dire, uscire da queste estati con medaglie, eccetera, sempre, sempre saremmo pronti a firmare col sangue, però purtroppo non. L'augurio è che ci sia questa possibilità e questa continuità, però bisogna essere anche pronti a diciamo così, mantenere gli stessi obiettivi, che ripeto sono quelli di essere sempre competitivi e di fornire con maggiore costanza e maggiore solidità a giocatrici per la nazionale senior. Ecco, gli ultimi risultati possono essere utili in tal senso? Sono utili perché comunque hanno posto all'attenzione giocatrici che hanno fisicità e qualità internazionali. Sono molto giovani e chiaramente avranno da aspettare ancora qualche tempo, però se continua questa crescita, se continuano a lavorare bene nei club come stanno lavorando, io credo che il futuro potrà essere solo che positivo.